caffè, grazie. Ma io vorrei una brioche. Ah dai, io vorrei il caffè. Arriva. Mister, ma mi farai giocare domenica? Quando vai? C'è troppo leggerino. Mi servirebbe il centrale per le prossime partite. Ma mister, posso venire? Lascia perdere, non serve più. Brioche e caffè. Ecco la colazione del campione. Buonasera e bentrovati alla terza puntata di Bar Sport, la trasmissione più povera di TRC, come sempre ormai. Siamo qui incredibilmente, questa volta c'è Tommaso Pampinella. Buonasera Tommaso. Buonasera. In qualità di 680 cose sei presente qui questa sera, soprattutto come fidanzato di Veronica Fanciulli. Sì. Questo è il motivo per cui ti abbiamo invitato? Non lo so, questo ditemelo voi. Beh, un po' come Luca Marin quando era fidanzato con la Pellegrini, la stessa cosa, ma credo che sei sul stesso sentiero. Ma stiamo, sì, sulla stessa strada. Stiamo scherzando, lo faremo per la prossima mezz'ora giù di lì. Hai visto la sigla? Un commento su quello che hai visto. Era molto simpatica, conosco bene Damiano, le Stingi e... Vabbè, abbiamo capito. Okay. La tua faccia ha detto più di mille parole, sì, caro, esatto. Caro Tommaso, mentre stavo scherzando con la battuta precedente, tu arrivi qui a Bar Sport anche perché sei diventato campione italiano di paddle surf. Com'è andata? Ci sono state varie tappe, alla fine c'è stata l'ultima tappa a Diano Marina. Sì. Che c'era solo l'uscita dall'autostrada, sì, sulla Genova Rosignano, però hanno detto che c'è anche un paese in cui c'è, sì, anche il mare. Che tra l'altro è anche molto bello, un bel paese, un bel posto, la bella spiaggia, certo. E, il campionato si è svolto in 6 tappe, che in tutta Italia, la maggior parte però l'abbiamo fatta nella zona di Roma, e Castel Gandolfo più o meno è il lago dove si sono svolte la maggior parte delle gare. E l'ultima tappa si è svolta a Diano Marina, proprio in occasione del Wind Festival 2016. Provincia di Genova? Provincia di Imperia. Ah, provincia di Imperia, sì, sì, quindi è molto al confine praticamente. È stato un festival bellissimo perché c'erano molti stand, molte marche, insomma, per quanto riguarda l'ambiente del surf, del windsurf, del kite, erano lì, insomma, era un ambiente di festa. E durante questa festa, diciamo, si è svolta la finale del campionato italiano ISUPA di paddle surf. E quindi è arrivato un grande successo per te, che hai conquistato il fregio tricolore. Ma cos'è questo paddle surf? Ce lo spieghi un attimo. Allora, il paddle surf... Parole semplici, per favore. Sì, certo. È una disciplina nuova per quanto riguarda l'Italia, mentre invece è già da minimo 10 anni che è in giro per il mondo, insomma. E, le radici sono antichissime, più o meno stiamo parlando degli anni 50. È uno sport australiano e hawaiano, praticamente è composto da una tavola e una pagaia. Tu devi stare sopra una pagaia, sopra una tavola, che è una tavola molto lunga rispetto a una tavola normale da surf, ha molto volume che ti permette di stare in piedi in qualsiasi condizione, anche quando il mare è piatto, quindi non c'è bisogno delle onde, delle condizioni atmosferiche particolari. Ah, quindi non c'è problema del vento, no, solido, non c'è problema. Cioè, il vento c'è, certo, il vento c'è perché... Il problema del vento c'è, anche perché poi remare contro vento, insomma, non è una cosa molto semplice, quindi anche quello può essere un ostacolo. Però ecco, si fa in qualsiasi condizione più o meno, a meno che non c'è la bufera di 30 nodi, si può uscire comunque. Tu sei un amante del mare, dell'acqua, anche di, sì, tante cose che parleremo, sì, più, sì, tardi, però io non sono espertissimo, è meglio che magari chiediamo qualcosa a qualcun altro, non lo so. Vediamo un attimo se qualcuno ha da fare una domanda. Controlliamo un attimo dalla regia. Allora Tommy, due domande, se no. Una, vabbè, complimenti, e le prossime gare quali saranno? E seconda, come fai ad avere degli addominali così scolpiti? Me lo devi spiegare, lo spiegherai a tutti, perché penso tutti sono interessati. Sì, ovviamente ero io dietro la telecamera, sullo specchio, sì, risposta argomentata. Allora, partiamo con la prima domanda. I prossimi impegni saranno ormai a gennaio. Ci sarà una gara internazionale di paddle surf molto importante al Lago d'Annecy in Francia,
e sarà il 21 gennaio, quindi condizioni atmosferiche molto fredde, fuori ci sarà sicuramente la neve perché parliamo più o meno vicino alle Alpi, siamo sulle Alpi, e quindi sarà una gara molto dura e sarà molto importante per me perché sarà la mia prima gara internazionale di paddle surf. Speri di poter fare un giorno anche magari in campionato mondiale? Quello sarà il mio prossimo obiettivo, ecco. Adesso puntiamo a fare queste gare a livello internazionale, poi i prossimi obiettivi saranno il campionato europeo, che è sempre composto da alcune tappe che si svolgono in tutta Europa, e poi insomma l'obiettivo principale è partecipare almeno al campionato del mondo, ecco. Quindi tante avventure per te, però dobbiamo cambiare subito perché a me qui sta diventando come Costanza Duini, ogni settimana cambia allenatore, ogni giorno cambia qualcosa. Dobbiamo cambiare sport, dobbiamo cercare di fare una domanda per ogni sport, per tutti gli sport che segui tu. Passiamo alla ginnastica artistica, tu sei il capitano della squadra della SG che l'anno prossimo, terza stagione consecutiva, in Serie A1 sarà un campionato diverso rispetto a quello degli anni scorsi, vero Tommaso? Sì, sarà un campionato diverso anche perché è cambiata proprio la logistica del campionato. Adesso ci saranno sempre quattro tappe, soltanto saranno più distanti tra di loro. Quindi ci sarà la prima tappa a febbraio, poi ogni due mesi c'è un'altra tappa. Però l'ultima tappa si svolgerà a settembre praticamente, quindi sarà tutta le strade di mezzo e sarà molto complicata. E tra l'altro ci sarà il ritorno al palo all'automatica, nella terza tappa, esatto, ad aprile, quindi ancora l'organizzazione. Ha avuto un grande successo l'anno scorso e spero che quest'anno abbia successo anche maggiore. Com'è stato gareggiare praticamente in casa? È vero che eravamo a Roma. È stata un'emozione unica. Cosa puntate quest'anno? Ce la fate? Quest'anno l'obiettivo è, insomma, è fare un buon campionato, e va più che bene. Salvezza tranquilla? Salvezza penso di sì, spero insomma. E quindi speriamo possa fare un buon campionato, la SG, poi quest'anno ci sarà anche la Serie 1 femminile, visto l'anno scorso le ragazze di Camillo Guolini e Marco Massara hanno vinto proprio nella cadetteria e si sono imposte. Però andiamo a vedere uno dei due contributi che abbiamo quest'oggi qui a Bar Sport, perché ormai, come facciamo praticamente tutte le settimane, andiamo dal caro amico Roberto Giacomini, che parla di Civitavecchia, abbiamo detto cerca di cambiare allenatori come la biancheria intima. Quindi Dario Cuscio è andato a parlare con Roberto Giacomini e i suoi amici. Vai Dario! Nuova puntata della nostra rubrica, andiamo veloci perché oggi abbiamo poco tempo a disposizione, ma c'è da parlare ovviamente del Civitavecchia Calcio, perché ancora una volta è arrivato un altro cambio in una settimana, tre allenatori diversi per il Civitavecchia. Ne parlo subito con Massimo, che ci racconta un po' come ha preso questo nuovo esonero da parte di Carmelino e il terzo cambio in una settimana di allenatore con l'ingresso in società di Pascucci. Primo, hanno bruciato subito a Carmelino perché si sapeva che non era un allenatore all'altezza. Secondo, hanno preso questo nuovo allenatore Pascucci, che negli ultimi due anni purtroppo per lui è stato esonerato sempre sulla panchina di Serie D, io non so quali sia la. Terzo, che è la cosa più importante di tutti secondo me, che il presidente, dal momento che è quello che mette i soldi, sceglie chi vuole, sceglie chi gli pare. Questa è una piazza importante, se lui capisce questa cosa qui, è pure vero che non c'è nessun civitavecchiese disposto o predisposto o economicamente valido per poter affrontare questo problema del Civitavecchia, non c'è. Purtroppo le conseguenze sono queste, alla fine ti prendi quello che il presidente sceglie. Roberto, tu ci puoi raccontare un aneddoto, visto che mercoledì scorso eri in tribuna contro l'Almas Roma e lì era presente anche Pascucci, anche se probabilmente nessuno sapeva che poi sarebbe diventato l'allenatore del Civitavecchia. Sì, io sono arrivato lì, era 20 minuti prima che iniziasse la partita, ho visto sta persona Arto, poi è arrivato il presidente, è andato lì, ha dato la mano, si sono messo a parlare. E dopo lui ha preso un'agendina e scriveva tutti i nomi dei giocatori in campo. Io, che ero un giornalista, poi sono andato con l'amici miei a far tifo.
Ecco, si poteva fare un po' prima però questo cambio e soprattutto non mettere Carmelino in panchina per sole due partite. Eh sì, così hai bruciato pure il Carmelino, perché se erano le cose così a Torfa poteva far giocare a Pascucci, poteva far allenare a Pascucci o metteva in campo. E magari a Torfa si poteva vincere, visto che poi la compagnia aveva fatto un favore al Civitavecchia. Ma come no? Io alla mattina sono andato lì a strillare come un matto, un'ora e mezza, poi mi sono fatto un'altra ora e mezza su a Torfa e ne so 3 ore. Poi perché fa? Per vedere un 0-0 che loro dovevano entrare in campo, con il risultato che sapevano se le dovevano mangiare, mangiare. E poi non ho capito quando si è fatto male Martorelli perché ne ha fatto entrare Gravina. Antonio, tu cosa pensi di questa situazione? Dunque, penso, come ho detto l'altra volta, all'ultima puntata, che i due allenatori precedenti non ci avevo il piacere di conoscerli personalmente, con questo è la stessa cosa, però sinceramente ho inteso parlare alla vostra emittente ieri come nuovo allenatore. Mi è sembrata una persona abbastanza portata, anche molto, diciamo, molto umile. Con le parole che ha detto, che chiunque sarebbe venuto, qualsiasi allenatore sarebbe venuto a Civitavecchia, all'allenare Civitavecchia, perché è una squadra, una piazza importante, tutto quanto. Non lo so, se dopo due pareggi all'ultimo minuto, il terzo addirittura sullo 0-0, ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe avuto un po' di coraggio di affrontare una situazione del genere e portare una squadra come è stata le prime partite, che bene o male riusciva sempre a capovolgere il risultato o che perdeva o che pareggiava, a portare alla vittoria finale. E poi mi sembra che con la CPC, che ha fatto una grande vittoria la mattina, come hanno raccontato, perché io purtroppo per motivi diciamo impossibilitato a tante cose. Mi è sembrato di tornare ai tempi dei Civitavecchia Mancini, è proprio una cosa storica, bella, che io poi ci stavo dentro perché stavamo lì con papà a gestire la Mancini, e mi sembra proprio quella rivalità lì, come si può dire, quella tifoseria che c'era appassionata tutte le domeniche, o da una parte o dall'altra, lo stadio sempre pieno, il fattore non è stato mai vuoto, era sempre pieno in tutte le cose. E c'era quello sfottò da tutte e due le parti che portava a essere bello, cosa che quest'anno speriamo che si ripeta con tutte le squadre. Abbiamo due squadre nello stesso girone, poi mettendo anche il Torfa, che praticamente fa sempre parte della nostra zona. Speriamo di vedere cose belle. Fare il tifo anche per la CPC o forse contro l'Atletico SFF, era presente Roberto e ti ha dato forse più gioie domenica alla CPC che al Civitavecchia. Come no? Io mi sono divertito domenica mattina che al pomeriggio, ma hanno fatto una grande partita. Sono stati veramente bravi, bravi, bravi. Ti aspetti un atteggiamento simile anche dal Civitavecchia di Pascucci da adesso in poi? E beh, speriamo, se no abbiamo proprio fallito in tutto e per tutti. Una squadra come il Civitavecchia che è partita a minimo minimo non arriviamo al secondo posto, abbiamo proprio fallito, fallito. Anche per quanto ha speso poi il presidente. E Massimo Pascucci ha detto che adotterà il 4-3-3. Secondo te è il modulo giusto per questa squadra? Non me ne intendo dei moduli, non so allenatore, perciò io spero che lui faccia giocare bene il Civitavecchia. Prima cosa, I giocatori comunque ci sono. i giocatori ci sono sempre stati, anche se è stata fatta una serie di acquisti con parecchi doppioni, secondo me, con parecchi doppioni e che poi tutti conoscono, tutti sanno. Però i moduli e il gioco, la cattiveria, quella è una cosa che gli deve imparare l'allenatore o cercherà di inculcare ai giocatori un po' più di pratica sportiva. Voglio chiudere questa pagina che riguarda la Civitavecchia e vi voglio chiedere brevemente l'ultima cosa che invece riguarda la Champions. Secondo voi questo è l'anno buono per le italiane per vincere la Champions oppure vedremo di nuovo una straniera? Passo alla volta, piano piano, piano piano. Forse, forse, forse la Juventus, perché è pure fortunata oltretutto. Sei d'accordo, Roberto? Quello che ha detto Massimo, veramente, perché ha vinto, però ha Ha sofferto. sofferto. Antonio?
Io direi di fare una cosa, no? Appena inizia il campionato, dammi subito il suo scudetto a Juventus se ci lasciasse giocare noi tutto il campionato in pace. Tanto ormai si sa che lei è la principale artefice e c'è da alzare le mani, perché in effetti sta dimostrando di essere in tutti gli anni passati la squadra più forte che possiamo avere nel campionato di Serie A. Grazie a Massimo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Roberto. Grazie a voi. E grazie a Antonio. Grazie a te, eppure se non me lo mandi in onda, è sempre Forza Roma. E allora noi ci vediamo invece la settimana prossima, sempre con questa rubrica. A te, Giovanni. Anche noi facciamo come ha detto Angelo, alziamo le mani di fronte alla potenza della Juventus, vero Tommaso? Purtroppo sì. Adesso posso pure abbassarle, sono qua tutte queste le mani dopo la cicletta. Eravamo rimasti così, anche tu vedi Juve favorita per la vittoria in Champions? Penso proprio di sì. Lo vorresti Roberto Giacomini, magari al geodetico, la palla all'automatica, organizziamo sarebbe una macchina. Fondamentale, certo. È vero, vogliamo convincere anche a venire a seguire sport magari, meno magari noti del calcio. Non è giusto che si dedica solamente al calcio, alla palla a nuoto, quando è al basket, deve anche seguire altri sport. Altri sport. Deve diventare un po' polivalente. Esatto. No, facile, laureato, l'altra domenica eravamo proprio a Fattori, a un certo punto a quelli dell'Atletico Fiumicino, gli diceva: laureato ve lo sognate, siete talmente tifoso delle CIE, che avevamo visto anche Italia-Serbia, la partita di pallanuoto tra sì, le nazionali, Forza Italia, Forza Italia, Forza Vecchia Leali, che è proprio quando si tratta di CIE, non molla mai, dobbiamo cambiare ancora sport, mi dispiace, caro Tommaso, perché qui ogni domanda bisogna cambiare sport. Il rugby. Tu giochi rugby, anche a rugby, incredibilmente. Il rugby è sempre stata la mia grande passione, che ho iniziato all'età di 10 anni perché mia madre era insegnante di mini rugby e quindi mio zio invece è stato vicepresidente del rugby Città Vecchia fino a un anno fa. Sì, diciamo che tu giochi con la cadetta. Insomma, sempre, sì, del CRC. Quindi sono sempre stato in mezzo all'ambiente. E per passione, quando ho tempo, perché tra tutti i miei impegni, tra lo studio, il lavoro, gli allenamenti, vado a giocare almeno più o meno una volta a settimana a rugby, insomma. Quest'anno prima squadra e cadetta si allenano insieme agli ordini di coach Pippo Esposito, anche se dobbiamo chiamarlo Roberto, mi ha detto il nome di battesimo, Roberto, Pippo non va bene. Per cui diciamo coach Roberto Esposito, com'è questa squadra? Può fare bene in questo campionato? È una squadra che ha meno acquisti rispetto all'anno scorso, soltanto che diciamo che i giocatori civitavecchiesi adesso si stanno mostrando molto in forma e quindi è una squadra che penso che può dire la sua quest'anno. Domenica scorsa la partita a Roma contro la Rugby Roma, doppietta praticamente, doppietta di Fabrizio Raboni, mio caro amico. Te l'aspettavi? Che hai fatto quando hai saputo questa notizia? Non me l'aspettavo, devo dire la verità, soltanto che Fabrizio anche lui è cresciuto proprio nell'ambiente del rugby da quando era nato, cioè sì, è cresciuto in mezzo Felice, al campo, è fratello di quindi Germana, per cui sa giocare a rugby, ecco, quindi non è l'ultimo arrivato. Domenica la sfida contro il Partenope, si gioca alle 15:30 al campo Moretti della Marta. Che partita sarà secondo te, per quello che hai avuto modo di intuire parlando con sarà una partita molto dura, soltanto che e possiamo farcela, insomma, abbiamo una buona squadra. Invece con la cadetta potremmo vedere in campo? Con la cadetta adesso vediamo un attimo, devo un attimo organizzarmi. Sì, dai, speriamo sì, ci sia tempo anche sì, per sì, scendere in campo con il secondo 15, c'è sempre Mameli. Mameli Alessandro come allenatore, Mameli, certo. Che è sempre l'allenatore. E ricordiamoci, presentiamo anche oggi, abbiamo dei buonissimi vini, anche dannata, e poi abbiamo portato anche un aperitivo, all'alternanza tra il vecchio e il nuovo, come succede anche per diverse squadre, ci sono giocatori esperti che si uniscono a ragazzi più giovani. Però dai, facciamo una cosa, facciamo anche un giochetto, guardate un attimo Tommaso, sei pronto per questo gioco? Che facciamo Vai. Adesso? E via, ho preso subito la cartellina, che non è proprio una cosa bella tenere in mano durante la trasmissione, perché uno non è che va al bar con la cartellina, ma facciamo questo gioco, mi sono dimenticato pure la penna, gioco importante, ti dirò 10 nomi di sportivi civitavecchiesi. Ok. Un punto, oh, sta arrivando anche la penna,
che non è il giocatore di pallanuoto, non è né Michele e né Federico. Diciamo, un momento tra l'altro morto di questa trasmissione, va benissimo così. 10 nomi di sportivi di squadre civitavecchiesi. Ok. Un punto se indovini lo sport che praticano. Okay. E non c'è Tommaso Pampinella, sennò tutto prenderà meno punti. Va bene. 2 punti se indovini la squadra dove giocano. Ok. Proviamoci. Mettiamo anche la base. Vabbè. Okay. Fabio Gentili, rugby. Rugby? Prima squadra. Di quale società? Rugby Civitavecchia. Civitavecchia Rugby 107. Questa era facile, questa era la partita da casa. Aspetta, non scrive. Vabbè, scrivi. Michael Moore. Aia. È italiano questo ragazzo? Penso di no. Di dove potrebbe essere? Michael Moore potrebbe essere, non so, americano? Beh? Basket. Basket. Cestistica. Ok, 2 punti pure qua. Matteo Laurato. Laurato, un nome d'alto livello. Cosa passo. Potrebbe giocare? Almeno passo. Pallavolo? No, niente. Non lo so. Federica Belli? Vabbè, una ragazza, i ragazzi sanno a che cosa gioca. Pallavolo? Pallamano. Pallavolo. Dai, almeno l'uno dopo parte a casa. Una, dai. Questo forse conosce, Andrea Castello, Pallanuoto? Civitavecchia. Va bene, dai, accetto. Sarebbe SNC per Civitavecchia. Okay. Luigi Ruggero. Ruggero e Civitavecchia Calcio. Calcio sì, ma non Civitavecchia. Ha giocato con Civitavecchia qualche anno fa. Mi ricordo. Gioca con la CPC, un punto. Vabbè, un punto, dai, CPC. Questo forse è un nome che conosci. Ilaria Cicoria? Una ragazza. Frequenta, insomma, in parte il tuo mondo. Una delle tue passioni. Ginnastica ritmica? No, è un'altra delle tue passioni. Però tu ti frighi sempre lì, hai 58 passioni. Troppe passioni. Questa era la cosa, da pallanzero. Daniel Nistor? Non lo so. Niente. Martina Crosta? Da una ragazza. Pallavolo. Gioca in Serie A. Quindi... Serie A 1 2 Pallanuoto? Niente. Luigi Mancini. Questo è l'ultimo, dai, proprio ho finito. Passo. Allora, 2 4 5 7 8 punti. Poi faremo la sommatoria con tutti quelli. Va bene. Verranno ospiti. Ma dobbiamo subito lanciarci nel calcio femminile. Abbiamo fatto uno speciale dedicato a questo sport perché domenica inizia il campionato di calcio 11 della squadra allenata da Paolo Martini. Poi c'è anche la squadra di calcio 5 femminile che si sta disimpegnando bene nel campionato di Serie D. Ma andiamo a vederci questo speciale che abbiamo realizzato. Romino Lulbue, Alessandra Righetti. Iniziamo con il calcio 11 della Vis Tirrena perché inizia questo campionato dopo il turno di riposo che non avete proprio accettato al massimo, ma era normale, attendevate da tanto l'inizio del campionato. Quindi domenica si inizia con la trasferta sul campo dell'Agnene. Cosa vi aspettate? Una grande prestazione, un inizio positivo e buono per la stagione. Non è una squadra proprio facilissima dato il risultato della domenica scorsa, però ce la metteremo tutta. Sì, l'Agnene ha affrontato la Lazio, una delle squadre più forti del girone, ha perso con un risultato di misura, diciamo così, 12-0. Sono 9 le squadre inserite nel vostro girone, in realtà 7 perché 2 sono fuori classifica, ne passano 4 alla fase successiva. Qual è la squadra più forte secondo te di questo girone? La Lazio. Brevemente dicendo, la Lazio comunque sì, è sempre stata una società forte. Hanno parecchie squadre, poi tra le altre cose si possono anche gestire le giocatrici, insomma, se la B non gioca può giocare comunque sia la domenica, quindi dando una grande mano alle ragazze della C. Nuovo allenatore per voi, Paolo Martini, come sta andando con lui? A me personalmente piace molto, comunque sia uno staff tecnico molto serio quest'anno, molto serio. Su cosa punta mister Martini? Innanzitutto sulla serietà delle ragazze, tanto per cominciare, poi la bravura ovviamente viene dopo alla serietà. E punta in un'ottima stagione, comunque se la vedo molto positiva la cosa, e poi lui piace molto, molto serio, sì.
Tu sei un attaccante, giusto? No, centrocampista centrale incontrista. Sto proprio lì davanti alla difesa. Non sono la Pirlo della situazione, ma più un Gattuso. A spezzare il gioco, diciamo. Dal calcio a 11 ci spostiamo al calcio a 5, ora sempre con la Visse Tirrena. Siamo con Alessandra Righetti, una dei perni, il capitano della squadra del Futsal. Fino ad ora una vittoria, una sconfitta nel campionato che avete iniziato da poco. Cosa speri per le prossime gare? Ma sicuramente spero una partita un po' migliori. Ieri abbiamo giocato, abbiamo perso, però sicuramente andrà meglio, ecco. Cosa ti aspetti dalla stagione? Sarà una stagione molto lunga, ho visto tantissime squadre anche di turni infrasettimanale, quindi sarà complicato gestire le forze. Sì, siamo tante squadre e poi sono anche squadre nuove. Quindi sinceramente non sappiamo chi ci troveremo davanti, però stiamo lavorando molto bene, ci stiamo impegnando, siamo un bel gruppo, una bella squadra, puntiamo al massimo e vediamo. Quali sono i punti di forza di questa Visse Tirrena? Tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, abbiamo un'ottima allenatrice, Olimpia, e speriamo bene. Che giocatrice è Alessandra Righetti? Ma una giocatrice seria, sincera, umile, e semplice, trasparente, niente di che. Olimpia Santoro, siamo con la presidentessa della Visse Tirrena, sta per iniziare il campionato di calcio a 11, cosa vi aspettate? Sì, ormai siamo alle porte dopo il primo turno di riposo, siamo ecco proprio alla vigilia della prima partita, sicuramente ci aspettiamo un'ottima prestazione dalle nostre atlete che già un mese più che si allenano. Hanno fatto diverse partite amichevoli, qualcuna positiva, qualcuna meno, comunque serve sempre da esperienza anche allo staff per capire qual è lo stato della squadra. Quindi assolutamente una stagione, speriamo al vertice. Un nome nuovo alla panchina, Paolo Martini, come sta andando con lui? E lei che è presidentessa, fa un po' diciamo così il Berlusconi della situazione, che dà consigli tattici per quanto riguarda la formazione. Allora, il mister insieme al suo preparatore atletico Mino Lombardo sono veramente un team molto organizzato e serio, assolutamente sì. Hanno portato molta più professionalità in un gruppo di ragazze che sicuramente, stando un pochino qui, diciamo, va in periferia, erano abituate un po' a poca presenza e poca serietà per quanto riguarda l'anno calcistico. Con loro si è alzato di molto livello, perché chiaramente con la loro professionalità hanno dato un plus alla nostra squadra, quindi le ragazze sono molto presenti, si impegnano tantissimo, l'hanno già dimostrato nelle varie amichevoli, quindi ci aspettiamo assolutamente una stagione positiva. E poi una motivazione ulteriore forse dalle divise, che sono simili a quelle dell'Inter, maglie nere azzurre a strisce e poi i calzettoni neri e gialli come sì, questa. Devo dire la verità, ho visto l'Inter in TV, mi è piaciuta questa variante e l'ho riportata sulle ragazze, quindi veramente un bel colpo d'occhio in campo. Passiamo al calcio a 5, invece che stagione sarà per la formazione del Futsal, che dirige come allenatrice? Sì, quest'anno, già l'anno scorso abbiamo avuto una bella annata, essendo una squadra abbastanza giovane, perché siamo nate, anche se sono 5 anni che facciamo attività del 5, abbiamo rivoluzionato tutta la rosa l'anno scorso. Quest'anno ho un gruppo di ragazze, sempre qualcuna nuova, qualcuna dell'anno scorso, che addirittura ho 5 atlete che fanno il campionato del 5 e quello dell'11, quindi veramente grande passione per loro. Mi aspetto un'annata buona, il campionato è lunghissimo, siamo 16 squadre, molto impegnativo perché le squadre romane sono veramente molto buone, ne abbiamo incontrata una proprio ieri che devo dire è stata una delle migliori formazioni che ho visto negli ultimi 5 anni e quindi ci aspettiamo un buon campionato, bisogna lavorare perché insomma ci abbiamo davanti belle avversarie, devo dire la verità, sì. In bocca al lupo alla Visse Tirrena, visto che inizia il campionato, ma già cominciato con il Futsal. Siamo a conclusione di questa trasmissione, caro Tommaso, stiamo quasi sforando con i programmi. Tempo. Ti ringrazio per essere stato ospite qui da noi. È un piacere. In bocca al lupo per le tue 1,5 miliardi di cose che fai. Attività che faccio, grazie. Concludiamo con gli appuntamenti del fine settimana, come sempre, torno con la cartellina solo per concludere, perché per leggere se non mi ricordo a memoria. Si comincia sabato, cioè fra 2 giorni, alle 16:30, Flavioni contro
Messana al Palasport, gara che seguiremo con la telecronaca mia, dalle 19, Megawatt contro Anguillara, sempre al Palasport, calcio a 5, Serie C1, domenica, CIEC, Vigola Acqua Pendente, calcio, eccellenza, allo Stadio Fattori, con Dario Curcio che farà la telecronaca, domenica 15.30, rugby, diciamo prima, CRC Partenope, al Moretti della Marta, rugby Serie B, ore 18, Stemar 90 Lazio, basket, Cigolda, la palestra di Cucci, telecronaca di Giovanni Ziago, e alle 19 Margotta Asp contro Terracina in quel della palestra Corsini della Rosa, pallavolo Serie C femminile. Quindi possiamo chiudere questo appuntamento di Bar Sport, terza puntata, ancora non ci hanno fatto chiudere stranamente, non ci hanno censurato. Vi ringrazio per l'attenzione, anche Tommaso vi ringrazia. Grazie. Anche oggi abbiamo scrutato l'orizzonte celeste, le stelle predispongono ma non impongono. Felice settimana e felice buon fine settimana a tutti. Adesso godetevi quello che c'è. Salve. Tu stai cercando di leggere basta perché vengo male. E forza Telecinque e farvi l'abbonamento tutti qui.